insieme ogni giorno per Natale un ragazzo, un consigliere comunale, non un ragazzo di questa città, decide di togliersi la vita, è una ragione che ci fa riflettere, che merita rispetto e che merita anche un momento da vivere diversamente da come l'avevamo immaginato nel corso di questa riapertura della villa. Non vedrete il tradizionale taglio del nastro, salta la parte del cerimoniale, non spiegheremo i lavori di questo appalto rispetto agli altri che sono pure all'interno, ci sono dei pannelli, vedrete, girerete, vi renderete conto, vi piacerà, non vi piacerà, non ha importanza oggi. Apriremo i cancelli perché è giusto che la città riabbia la sua villa a lungo chiusa. Lo faremo con questi sentimenti, con questa sobrietà. Annunciamo anche che si rinuncia alla parte del cerimoniale che avevamo previsto e pertanto io che indosso vicino al Presidente del Consiglio, vicino a Sua Eccellenza, la fascia tricolore perché riapriamo a nome della città la villa, toglierò la fascia subito dopo le parole del Vescovo di preghiera, di riflessione e di benedizione, riapriremo i cancelli e tolta la fascia ci incammineremo ciascuno nella nostra villa perché possiamo renderla nuovamente nostra. Con l'occasione chiaramente rivolgiamo un pensiero a Camillo Baldi e alla sua famiglia in questo momento di dolore e do la parola a Sua Eccellenza il Vescovo. Signor Sindaco, a nome di tutta la città mi ha invitato in questo momento che è di tutta la città, perché la villa, al di là del numero di noi presenti ovviamente, è amata. Io da quando sono arrivato qui ho sempre sentito parlare con orgoglio di questo luogo da parte di tutti gli acesi. Ed io che sono diventato acese sono orgoglioso anch'io di poter entrare e camminare con voi nella villa che è un fiore all'occhiello della nostra città per storia e quant'altro. E quindi volentieri porto la mia parola di benedizione, di preghiera insieme a voi e a tutti quelli che credono nella nostra città perché possa essere un segno del nostro cammino e della nostra risalita, salita, essendo tutti consapevoli delle difficoltà che stiamo vivendo. Naturalmente in questo momento di dolore per la città porgo le condoglianze al Presidente del Consiglio, al Consiglio Comunale perché il signor Baldi faceva parte e dunque eletto democraticamente rappresentava, era un rappresentante delle istituzioni, ma nella mia veste elevo la mia preghiera a Dio per la sua anima e per la consolazione della sua famiglia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, preghiamo insieme il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Diciamo insieme, guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che ci hai dato la legge del lavoro e ci chiami a scoprire le energie e le risorse della natura per metterle a servizio del progresso umano. Noi ti preghiamo, guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che hai voluto, come artigiano nella bottega di Nazareth, il tuo Figlio fatto uomo per noi. Preghiamo, guida e sostieni, Signore,
l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, che nella Tua provvidenza ci chiami a finalizzare le conquiste tecniche allo sviluppo integrale dell'umanità. Noi Ti preghiamo, guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sii benedetto, Signore, per la nostra città di Acireale. Hai sempre guardato a lei benignamente, le hai posto a sovrana padrona Santa Venera. Torna a benedire la nostra città, le nostre famiglie e tutti coloro che in questo luogo vorranno trascorrere un tempo di serenità, di riflessione e di amicizia. Noi Ti preghiamo, guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre. Preghiamo. O Dio, il cui Figlio ha riscattato e condiviso la condizione dell'uomo che lavora, che vive la città che si dà al tempo di riposo, associandolo così all'opera della salvezza. Confortaci con la Tua benedizione, perché sia riconosciuta la dignità della fatica quotidiana e ognuno di noi, valorizzando le risorse del creato, collabori alla promozione della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel Tuo amore. E la benedizione di Dio Onnipotente scenda su questa villa e su coloro che vi passeggeranno, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.